La mafia c'è a Foggia e purtroppo non è ancora stata sconfitta, le batterie ancora si ammazzano in città con il rischio di coinvolgere i civili. Foggia è la prima provincia, infatti, in Italia per rapporto omicidi e tentati omicidi su popolazione, tra le prime in tutti gli altri indicatori sulla mafiosità del territorio tra estorsioni e riciclaggio. Questi sono solo i dati del 2022. La polemica al riguardo sta aumentando in città e nessuno, men che meno il direttore dell'attacco Piero Pacello, ha mai negato l'esistenza o la natura stessa del fenomeno mafioso in città. Sta portando avanti un necessario e complesso ragionamento sull'ormai sempre più logoroso istituto giuridico degli scioglimenti e sui successivi commissariamenti, analisi che si forma da una sintesi tra vuoti procedurali, assenza di processi e diritto alla difesa, sentenze esecutive ribaltate in sede giuridica ed esperienze di commissariamenti tutte negative e deludenti. A tal proposito, l'attacco ha provato a schematizzare 10 categorie di motivi per cui la città è sporca, ma non c'entra la mafia, una breve guida pratica ma non del tutto esaustiva per provare a ristabilire il senso del vero e il rispetto nei confronti del capoluogo dauno. Si parte dalle irregolarità amministrative, alla decimazione del personale, al ciclo dei rifiuti e alle sue crepe, per arrivare alla non trasparenza e il doping dei dati, la deprivazione di passo breccioso, il sistema opzionato e le pubbliche relazioni e cultura del riciclo.